Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Nello scorso episodio l'audio era leggermente alto effettivamente, quindi adesso andremo a... cioè sono andato a abbassarlo un attimo, dovrebbe andare meglio sto giro. Come abbiamo visto nello scorso video, abbiamo iniziato la campagna di Gideon Jura e adesso la città è stata attaccata da delle arpie. Tutti i prigionieri sono stati liberati in modo da difendere dalle arpie. E quindi anche noi che eravamo in prigione di Teon Yora siamo stati liberati e andremo a combattere contro le arpie, perché siamo l'unico modo per salvarci, per salvare la città. Di nuovo puoi fare in modo che diverse creature si raggruppino per bloccare una singola creatura attaccante. Si tratta di un ottimo metodo per coalizzarsi contro una minaccia importante. Il tuo avversario sceglie il modo in cui la creatura attaccante infligge danno ai tuoi bloccanti. Di solito una creatura attaccante infligge tutto il suo danno alla creatura che l'ha bloccata. Le creature con travolgere, però, sono in grado di infliggere il danno in eccesso al giocatore in difesa. In questa missione abilità vedrai travolgere e il blocco di gruppo in azione. Per completarla, blocca l'attacco in arrivo e vinci nel tuo prossimo turno. Ok, lui attaccherà con quello, noi dovremo difendere con queste due. Per bloccare un attacco in arrivo, clicca su una delle tue creature e trascinala sulla creatura attaccante che intendi bloccare. Una volta selezionate tutte le creature con cui vuoi bloccare, clicca su conferma. Sì, confermiamo il blocco. Lui l'ha suddiviso in modo uguale l'affare. Vado a seccarmele tutte e due e sto giro attacco lui a travolgere, quindi farà 4 danni a lui e 2 all'altro. Fine della missioncina. Sono stato bravo, ma il signor maestro? Sei stato bravo? Ok, sto degenerando. Bom, travolgere, si chiama sto robottino da combattimento e... Ottimo lavoro! Sì, bravo. Mi dai dei soldi? 15? Vabbè, sopra non gioco niente. E magari potremmo anche fare qualche spacchettamento. Allora. Di norma, tutte le creature attaccanti e bloccanti infliggono danno da combattimento contemporaneamente. Tuttavia, le creature con attacco improvviso infliggono danno da combattimento prima delle creature che ne sono prive. Ciò significa che una creatura con attacco... In questa missione abilità, resisti all'assalto dell'avversario... Perfetto, dobbiamo fare questo, poi dobbiamo difendere lui, abbiamo un attacco improvviso, quindi lo seccheremo prima che lui riesca a farci le 5 pizze di danno. E poi lo attacchiamo e boom. Naturalmente non gioca nulla, oh, ma dai. Che assurdo, è proprio un combattimento così. È interessante, però, cioè... Ben fatto! Solo per in app, cioè, nel senso, per uno che non ha mai giocato a Magic. Ok. Allora, andiamo con l'avanguardia dell'Elite. Cavalleria della Lancia Celeste. Yeah! Ah, però doppio attacco vuol dire che prima fa l'attacco improvviso. Bella, mi piace questa qua. Il grande cervo a quella della guardia, boh. Che brutta. Che brutta, brutta. Allora, tuo turno, andiamo con la pianos. E andrei anche con l'artiglio rapido.
Anche se finora non ci è servito praticamente mai un Kaiser. Però sarà sempre ucciso. Allora, andiamo con Elite Avanguard. Avanguardia d'elite. Iniziamo a picchiare allegramente queste arpie. C'è un'intera... pure luccicante. Ok. Inizia a essere più intrigante. No, io gioco quella, non gioco questa. Però questa non vola. E quindi la nostra aquiletta potrà andare a seccare per bene. Lo attacco. Io attaccherei con questo. Ma io attacco con tutte e due. Mi ucciderà quello di sicuro, ma ci morirà. E un'altra volta l'artiglio rapido non ci è servito a un Kaiser. Se non a tirare giù una delle sue carte, che comunque è un'ottima cosa. Ah, un verde nero. Verde ha abbastanza creature qua da raggiungere. Ecco, tipo la vedova di tenebra. Può bloccare solo le creature con volare. Ah, ottimo. Quindi se attacco con quelle di terra posso passare tranquillo. LOL. Allora, sì, giochiamo la pianura. Carica gloriosa mi dà un più uno fino alla fine del turno. Mi permette di uccidere quella. Beh, però io ho questa che è ben più interessante. Posso giocarla ancora? No, 3-2. E ne sono 4 fino alla grande cervo, vado. Tra l'altro dopo potrò attaccare anche col grande cervo, farò un pacco di danni senza che lei mi raggiunga. Cioè sì, vado con questo, non mi può bloccare? Confermi? Eh sì. Allora, vediamo un po' dal nostro ottimo mazzo che cosa uscirà adesso. 4-2. Oh zio. Ma buono. Però posso sfruttare il fatto che potrei sfruttarli sulla difensiva, nel senso se io lo attacco con questo, lui se vuole difendersi dai danni deve per forza utilizzare lui. E se per caso utilizza lui ci muore a gratis, altrimenti prende 2 danni gratis. Blocca? Non blocca, perché effettivamente quello in difesa è abbastanza raccarolata. Questo è un istantaneo, però tutte le... Non attacca. Zio. Inizia a farsi più intrigante. Le prime due erano abbastanza facilotte. Però adesso inizia già a essere un pochettino più intrigante. Ah là là. Ecco. Ogni giocatore perde un punto vita, LOL. E questa a volare, quindi vabbè, noi abbiamo giocato questa, quindi ci permette di seccarla senza troppi problemi se dovesse attaccare. E lui giocherebbe questa, la carica gloriosa. A che pro? Al pro di non venire uccisi, nel senso se io attacco con tutta sta roba o lui prende un pacco di danni e ci muore, in realtà 3, 4, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ci muore, oppure deve sacrificare qualcosa. Ci sta, dai, ma forse riesco a giocare tutte e due, eh? Eh sì. Così questa me la tengo in difesa, se proprio tutto a caso che... Io andrei a provare a attaccare con tutto. Questa me la uccide e ci perde lei. Questa me la uccide e ci perde lei. Questo passa. E questo muore per quello.
Probabilmente sì. Ne passa solo uno, ma ce le perde tutte, se per caso mi... no. Quello ci muore a gratis. Ah, perché ho attacco improvviso su questo. Altrimenti ci avrebbe perso quella e boh. E l'altro con 4 in più l'ha lasciato là. È morto il ragno. E boh, e se volesse attaccare con questo, io ho questo, quindi ottima mossa. Bueno, così si è bruciato tutto quello che aveva con raggiungere volare e questo gli farà danni a gratis fintanto che non gioca qualcos'altro. Gorgone. No. Not good. Si riprenderà l'arpia. Sì. Un altro cervo, bueno. Ah, questo è di fisso. E l'altro in realtà non mi conviene, perché se difende con la Gorgone là, sono nei guai. Ah, già che è il doppio attacco questo, ottimo. Carta davvero buona questa, mi piace. Non so se ce l'ho anche nelle carte normali, ma se ce l'avessi la metterei nel mio mazzo, perché mi piace. Costa abbastanza, è 5. Però attacco improvviso è davvero un'ottima roba. Un altro 4-2. Per fortuna ho i cervi che counterano ottimamente... Ah, l'arpia. Però io se ho 2 da attacco improvviso, la secco subito l'arpia se mi blocca. Quindi non è troppo un problema. Sì, gioco male, vabbè. Io vado con questo. Io andrei con questo, è buono. Me la può bloccare solo con l'arpia, volendo. E se per caso la blocca... No, non la bloccherà mai, perché ci muore buono. Ah no, la blocca. Ma perché? Ho attacco improvviso, quindi... Ah, perché sennò ci moriva. Lol, lui ha 3 punti vita. Gli avrei fatto 4 danni. Invece così ha semplicemente perso l'arpia. Mi attacca solo con quello, perché è 4-3. Decide lui come distribuire il danno, quindi mi ucciderà questo e poi ci morirà per l'altro. E infatti. Mi secca il cervo. Ah no, non fa danno 2 volte. Ok, allora forse ho visto male lo scorso Magic. Adesso mi è chiara però sta roba. Del blocco di gruppo. Vado con questo e buono, è chiusa. Ma mi vuoi far attaccare anche con gli altri? Ok, giusto per essere sicuro. Però gli altri tanto me li seccano con gli altri due. E c'è morto. Qua mi muoiono. Uno e uno e due. Però le arpie. Boom. Perfiet. Questa è dirotta un pochettino di più. Infligge 15 danni con creature con volare in un singolo duello senza subire danni. Ne avevo distribuiti 2, ma effettivamente erano dall'arpia. Grazie al tuo talento strategico e alla tua abilità magica, riesci a fronteggiare l'assalto delle voraci arpie. Dal cancello principale però si levano grida di aiuto. Prima che le arpie possano riorganizzarsi, percorri le mura verso il punto da cui provengono le urla. E cosa succede? Ah, c'è qualcun altro. Un terribile ciclope si sta avvicinando al cancello principale e non è solo. Tu e gli irregolari siete gli unici in grado di fermare i mostri prima che invadano la città. Se non riuscirei a sconfiggerli, Akros soccomberà. Ma se ce la farai, diventerai un eroe degno di servire gli dei. Io sto iniziando a capire allora come funziona questa storia. Magic Duels Origins. Perché
Perché sono tutte le origini dei Planeswalker alla fine. Cioè, noi faremo la campagna che si basa sulle origini dei vari Planeswalker. Quindi ora stiamo facendo quella di Dunjura. E poi le altre. Probabilmente con le prossime patch che faranno più avanti, magari con i vari aggiornamenti, ci saranno altre campagne oltre a Origins. Perché qua è Magic Duels. E Origins è probabilmente la prima parte, cioè queste prime 5 campagne in cui vedremo la nascita di questi Planeswalker. E poi appunto vedremo come si svilupperà. Allora, giusto per ridere un po', cosa sono le missioni di oggi? Ah, questo è di tutti. Cos'è qua? Obiettivi. Ah, ok, sono gli achievement. Vinci due mezzi con un archetipo di mazzo ta-ta-ta. Vinci 4 duelli con ta-ta-ta. Vinci due duelli con un mazzo costruito nella gestione mazzo. Ah, archetipo sono quelli già dati da loro, probabilmente, ecco. Mentre invece gestione mazzo è quello che ti fai da te, ecco. E poi qua puoi cambiarla. Posso cambiarla? Mi costa qualcosa? Sì. Ah, forse una volta al giorno posso. Vinci due duelli con un archetipo di mazzo. Boh. Però non sono per niente interessanti. Vorrei più che altro vedere se posso prendere delle buste da sbustare. Costano proporzionalmente o no? Nel senso, 150 per 2 300. Però 150 per 8 1200? Sì. Per 23.000? Sì. Per 32 4.800? Sì. Quindi boh, posso anche semplicemente prenderne una, non è che conviene risparmiare per prendere l'altra. No, ok, compriamo una. Conferma l'acquisto. E così facciamo anche uno spacchettamento, vediamo. Ok. Spacchettament. Vediamo cosa troviamo in questa ottima busta. Vabbè, ottima, speriamo. Allora, crescita titanica, me la ricordo, l'avevo usata nel Magic 2015, era nel mio mazzo. Ed è davvero interessante perché più 4 era una roba bestiale. Mago della forza di Eva. Quando il mago della forza di Eva entra in campo di battaglia, una creatura bersaglio prende più 2 fino alla fine del turno. Anche questo è molto intrigante, se volessi fare un mazzo bianco-verde come avevo fatto l'anno scorso. Stregoneria. Passa in rassegna il tuo grimorio per trovare fine due carte foresta base. Rivela e le metti in una sul campo di battaglia tappata e aggiungi l'altra alla tua mano. Non male. Che era tipo un qualcosa growth dell'anno scorso. Viverna del rombo del tuono. Lampo. Cos'è lampo? Ah, ok, può essere giocato come un istantaneo. A volare. E le altre creature con volare prendono più uno. Questa è davvero ottima. Soprattutto per il mazzo che ho io ora. Che poi vabbè, in realtà dovrò cambiare molto. Però che è un bianco blu. Questa. Sì, GG. Buona, mi piace. Questa è rossa, quindi non credo che la utilizzerò perché di solito non gioco di rosso. Tappa due artefatti stappati che controlli. Vabbè, niente di che. Oh, Jace, prodigio di Vryn. Jace è il Planeswalker, che infatti è una leggendaria. Pesca una carta, poi scarta una carta. Pesca una carta, poi scarta una carta. Se ci sono 5 più carte nel tuo cimitero, esilia Jace, prodigio di Vryn. Puoi rimetterlo sul campo di battaglia trasformato sotto il controllo del suo proprietario. Trasformato, cioè? Pesca una carta, poi scarta una carta. Se ci sono 5 o più carte nel tuo cimitero, esilia Jace, prodigio di Vryn. Puoi rimetterlo sul campo di battaglia trasformato sotto il controllo del suo proprietario. Ma trasformato in cosa? Sì, ok, questa è una regola di Magic Duels, che puoi avere solo una creatura leggendaria in un mazzo. Sì, è creatura, ok, ma... Sì, ma cosa vuol dire trasformato? Ah, bifronte, vuol dire che ha un altro lato. Come faccio a vedere l'altro lato?
Ma sì, come la gi voglio girarla? Come si gira? Voglio vedere il dietro. Boh. Perché si trasformerà in quello che c'è dietro, ma come faccio a vederlo dietro? Boh. Collezione di carte, ecco, magari da là riesco a vedere. Sono già 20 minuti, lo so, però sta qua DJ se è intrigante, se per caso... Dov'è che sarà? Forse alla fine con tutte le leggendarie. Ah, nu nuovo me li segna quelli nuovi? Sì. Ok, allora dovrei notarlo rapidamente. Vediamo, 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 vediamo. Crescita. No, dov'è? Me lo son perso. Scusa, facciamo filtro blu. Carte nuove, sì. Eccolo. Ah, eccolo, eccolo qua dietro. Dove? Ah, così. Ok. Gesto telepate libero da vincoli. Fino a una creatura bersaglio prende meno 2, meno 0 fino alla fine del prossimo turno. Puoi lanciare una carta istantanea o stregoneria bersaglio dal tuo cimitero in questo turno. Se quella carta sta per essere messa nel tuo cimitero in questo turno, invece esiliala. Cioè? Carta istantanea o stregoneria bersaglio dal tuo cimitero in questo turno. Ah, ok. E poi dopo la esili. Ottieni un emblema con ogni qualvolta lanci una magia, un avversario bersaglio mette nel suo cimitero le prime 5 carte del suo grimorio. Ah, LOL, gli distruggi il mazzo in pratica. Infatti costa 9 punti. Sì, è molto bella per uno che va molto di stregonerie istantanee, ma non per me, ecco. Non credo che ci stia bene nel mio mazzo ideale solito. Vabbè, bien. Perfetto. Allora, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Mi trovate su Facebook, il link è in descrizione. Io vi saluto, ciao a tutti. Ciao!